Per istinto, un po' l'esperienza, come quando si cercano funghi nel bosco con pazienza, allo stesso modo i musicisti fanno canzoni, fanno concerti, firmano copie, incidono dischi e cantano note, frasi ad effetto. Quando stanno lì sul palco e prova tu a trovargli un difetto, sì, ma se ci fosse un dio delle canzoni, spegnerebbe le luci, butterebbe i microfoni, certamente abbasserebbe i volumi. Enzo, passami a prendere con la tua 127 rossa, che mi è venuta voglia di scrivere una canzone con la rincorsa. Enzo, passami a prendere con la tua 127 rossa, venuta voglia di scrivere una canzone come un bimbo tira calci a un pallone, calci a un pallone, calci a un pallone. Non c'è più nessuno che picchia solo negli angoli, non c'è più nessuno che ci racconta com'è che nascono i comici, quell'insalata che mancava di sale. E poi la vita in quella risata, in quella nota indefinita. Sì, ma se ci fosse un dio delle canzoni, come ho già detto, spegnerebbe le luci, butterebbe i microfoni, brucierebbe le televisioni. Enzo, passami a prendere con la tua 127 rossa, che mi è venuta voglia di scrivere una canzone con la rincorsa. Enzo, passami a prendere con la tua 127 rossa, portami in giro per Milano, a casa di Silvano. Enzo, passami a prendere. Che mi è venuta voglia di scrivere una canzone come un bimbo tira calci a un pallone, calci a un pallone, calci a un pallone. Enzo Iannacci.